attesa. Gregorio, siete stati 12 anni nella nostra diocesi e sicuramente quello che sono oggi lo devo anche a voi, lo dico sempre alla gente, in modo particolare a voi, per la paternità che avete sempre espresso, la vicinanza e la fraternità. Credo che quello che sarò sarà anche frutto di quanto ho appreso stando lì vicino in varie situazioni, in vari modi. Credo che veramente potrò esprimere qualcosa di buono perché l'ho ricevuta. E il criterio che ho è che quello che si ha poi viene dato agli altri, non può essere contenuto, non può essere vissuto solo per se stessi, se non si implode con la vita cristiana, ancor più nella vita presbiterale. Per cui vi ringrazio veramente per quanto avete dato alla nostra diocesi, dico a nome di tutti, perché voi conoscete tutti e tutti vi conoscono, ma conoscersi nel senso più profondo della vita cristiana significa appartenersi, significa condividere, significa volersi bene servendo Gesù Cristo. E noi vi ringraziamo come comunità per tutto quello che ci avete donato come vescovo della nostra diocesi. Avete dato tanto, veramente tanto, e di questo siamo contenti, per voi abbiamo fatto tante cose e credo che quello che siamo oggi è anche dovuto a vostro essere stato il nostro pastore. Siamo un gregge buono, questo è un gregge buono, perché ha avuto un buon pastore a governare la nostra diocesi e quindi veramente vi ringraziamo di quanto fate per noi, non solo dietro, ma quanto fate anche oggi. Che adesso che avete terminato il vostro ministero episcopale al servizio prima della diocesi di Tricarico, poi di Matera, siete stato lui che ha indicato la strada, a poi quella di Potenza, adesso potrete dedicarvi, come fanno i santi vescovi che voi lo siete, alla preghiera. E quindi ci affidiamo alla vostra preghiera, perché sicuramente Dio vi ha riconosciuto sempre come il suo buon pastore. E quindi ascolterà le vostre preghiere per le nostre comunità, questo è fatto una per me, è proprio colpa vostra, io vi conosco, sono stato abbastanza vicino a voi vescovi e quindi so che anche non colpa, ma chiaramente merito anche vostro per quello che io sono chiamato ad essere nella diocesi di Campobasso Boiano, neanche dalla vostra preghiera. E se avrò bisogno ogni tanto vi chiamerò per qualche consiglio, perché non si nasce vescovo, bisogna imparare, e se già imparare ad essere sacerdote è proprio difficile, figuriamoci da vescovo. E quindi mi avverrò del suo consiglio sempre. E allora questa celebrazione sia di preghiera, sì, per me, perché è tempo di preparazione, credo ancora arrivare, no? Quindi c'è tempo anche per l'altro giorno, ma adesso abbiamo la fortuna e il pregio di avere con noi Monsignor Gregorio. Allora la nostra preghiera sia soprattutto per lui. E non mancherà la grazia di Stato che il Signore concederà nel ministero episcopale. C'è chi esce dopo 26 anni e c'è chi entra al primo anno. E non mancheranno certamente le sorprese che Dio sa dare, di ricchezze, di bontà, ma anche qualche croce che fa crescere di matura e di misura nella fedeltà a Dio e nell'amore alla Chiesa, alla verità e alla giustizia. Solo così ha un cuore che ama, una persona serena, una persona che sa vivere pienamente la sua vita. In comunione con il vostro pastore, che mi lega anche una relazione e un'amicizia, il signor Cagliazzo, noi ci inoltiamo a celebrare questa Eucaristia chiedendo perdono delle nostre debolezze e dei nostri peccati. Quanto sono amabile le tue dimore, quanto sono
Vangelo secondo Marco. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Amen.
più di quanto sono partito 8 anni fa, ecco. Perché c'è stato un cammino, una maturità della stessa comunità. E questo ritorna a vantaggio anche dei presbiteri chiamati a rendere il loro servizio ministeriale nei vostri confronti. Tanto il Signore vi ha premiato a farlo diventare vescovo. E faccio un applauso. Ti rinnovo il mio grazie, caro Don Biagio, per la disponibilità e l'obbedienza che hai saputo dimostrare negli anni in cui sono stato. Ti ricordo Ferrandina, parroco di San Giovanni Battista, a memoria mi accompagna, è bene pure. E so quanto eri affezionato a quella chiesa perché ci avevi versato tutte le tue forze nella costruzione, nella preparazione e quant'altro. Soprattutto della comunità stessa. Poi ho avuto un degno successore. Sono stato artefice di questi movimenti continui, ma segnati però. Perché lui andava in seminario e la scelta era di fondo per vedere soprattutto quei giovani in un discernimento, chi poteva proseguire e chi no e come era la figura del sacerdotale. Dai molti ho ricevuto tante gratitudini per il tuo ministero compiuto lì in seminario. E poi c'è stata una catena, poi l'hai dato lui, ma adesso vogliono bene veramente. Speriamo il futuro. Mica tanto. Preghiamo lo Spirito Santo e ti accompagniamo con la preghiera. Ti assicuro che quando domani, sabato, saremo insieme, imploreremo il dono dello Spirito che accompagna i tuoi passi. Sii sereno nella tua coscienza e nella tua serenità. Qualunque cosa accada, c'è sempre la mano di Dio e lo Spirito Santo e ti aiuta ad essere la persona più serena del mondo. Sia l'augurio che ti voglio lasciare. E anche voi, cari sacerdoti, l'ho detto all'inizio, relazioni di profonda amicizia in Cristo. E che la sappiate esprimere nella gioiosità della vita al popolo eletto, ha bisogno di questi messaggi. Tante volte vale più di una predica verbale quanto di una testimonianza nell'amore che sapete dimostrare. E grazie anche per la fedeltà e fiducia che mi avete dimostrato durante i miei anni di governo, vero Don Nicola? Giovane, era. E partiamo la benedizione.